E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Gilda Fashion, sì, Gilda Fashion sono io, e benvenuti in questo mio nuovo video zoom 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 ragazzi, i miei zoom zoomini siete voi. Voi siete i miei zoom zoomini, la mia family che io amo tanto. Allora, innanzitutto voglio dirvi cosa farò in questo video e poi andiamo avanti con la sigla. Allora, zoom zoomini miei, cosa ho portato questa volta? Come voi sapete, è uscito l'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni quest'anno, anche in versione special edition. Cosa vuol dire? Che rispetto all'anno scorso, quando sono uscite le uova di Chiara Ferragni, sia quello grande che quello piccolo, quest'anno invece non solo sono uscite, diciamo, sempre le due uova di Chiara Ferragni in versione nuova, ovviamente 2022, grande e piccolo, versione grande e piccola, ma in più è uscita la versione special edition, ragazzi. Zunzumini miei, cosa troveremo in questo uovo di special edition? Voglio sapere questa volta cosa ci troverò qui dentro. Cosa troverò in questo uovo? Bellissimo. E sapete da per cosa si differenzia? A parte che si capisce subito dal colore. Vedete che la carta è di un rosa molto più scuro, molto più forte, più profondo rispetto a questo qui che è chiaro. Poi questo qui, che è la versione grande, normale, è quello da 280 grammi, invece questo qui Special Edition da 350 grammi. Considerate che qui dentro si trova soltanto una sorpresa, invece questo qui Special Edition dovrebbero trovarsi tipo due, tre sorpresine nell'insieme. E vabbè, non voglio spoilerare nulla, io così ho letto comunque. Ecco, però vi dico solo una cosa, che questo qui normale si trova nei supermercati sui 9 euro, 10 euro. Al dolciario sì, io l'ho pagato sui 12 euro perché allora l'avevo trovato solamente lì. Invece quello special edition costa 15 euro. Però vi dico la verità, in proporzione secondo me conviene molto di più la versione special edition per ovvi motivi. E alla fine di questo video porgerò i miei saluti a coloro che seguono appunto i miei video, che mi lasciano i commenti. Più che altro porgerò i miei saluti a coloro che mi lasciano proprio i commenti sotto i video, mi raccomando, perché se dovessi salutare tutti non finirei più. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere. Sigla! Ebbene, zunzumini miei, però prima di iniziare... Vi ricordo, per chi non fosse ancora iscritto al mio canale, di iscriversi al mio canale, appunto, Gilda Fashion, lasciare un mi piace, quindi cliccate anche sulla campanellina se volete ricevere le notifiche ogni qualvolta uscirà un mio nuovo video e condividete appunto i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Vi ricordo che mi trovate su Facebook come pagina privata Gilda Soldano, pagina normale Gilda Fashion, su Instagram come semplicemente Gilda Fashion. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, sono super emozionata. Allora, voi direte, da quale vuoi partire? Beh, io la verità voglio lasciare quello più bello dopo, quindi voglio partire prima da quello normale, da 280 grammi, la versione grande di quello normale. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Chiara Ferragni viene a me. Woo! La vostra Gilda Fashion è sempre molto sognante. Adoro. Top. Bene. Qua c'è lo scotch. Qua c'è lo scotch. Woo! Andiamo a scoprire insieme, ragazzi. Non vedo l'ora. Bellissimo, ragazzi. In realtà ho già aperto un uovo di Chiara Ferragni, sia piccolo che grande. Però ho voluto riprenderne un altro grande, così, perché chi ha seguito, diciamo, lo scorso video in cui sono andata a fare il ponte alla Luna a Sasso di Castalda, avrà visto che avevo comprato un altro uovo di Chiara Ferragni normale. E invece l'altro l'ho preso quando sono tornata. E mi raccomando, guardatevi anche quel video perché ho fatto un'esperienza molto bella. Sono andata su un ponte alto 102 metri, cioè bellissimo in altezza, è stato bellissimo. Ho fatto gli squat su quel ponte. E voi direte, perché l'hai preso? Uno per ricordo e secondo perché voglio vedere che cosa ci trovo questa volta, che magneto trovo questa volta. Vabbè, tanto chi è che non lo sa ormai. No, non ci credo, ho ritrovato lo stesso. Ho ritrovato lei. Buonissimo. Vi ricordo che questo uovo è della Dolci Preziosi e sostiene i bambini delle fate, i bambini autistici.
quindi fatelo più che altro per questo. Io non lo apro neanche perché tanto io ce l'ho già, l'ho aperto nell'altro video, chi vuole recuperarlo lo può andare a recuperare. Adesso voi direte, se ce l'hai già detto che lo vediamo a fare, sappiate che in quel video ho aperto non solo quello di Chiara Ferragni, credo anche quello di Elettra Lamborghini o un altro, insomma uno fashion, quindi andatevelo a recuperare, vi lascio il link qui in info box. Poi magari c'è chi va avanti velocemente col video, quindi non sa quello che ho detto. Ma andiamo avanti, zunzumini miei, adesso sono troppo emozionata. Sono super emozionata. Sono super emozionata, zunzumini miei. Ah, guardate come luccica, guardate come luccica, guardate, guardate. Si differenzia anche per questo. Vedete che su quello normale c'è il cartoncino rosa? Invece qui è argentato? Guardate, non sento più le onde, sto già in alto mare, se mi dè solo un goccio che rimango a fare, ti dico che una volta, poi dico che è finita, ma dopo questa notte nulla è come prima, non mi basta più e non ti basta più, ne voglio ancora, ancora. Non c'è due senza tre, non c'è due senza tre, senza te, te. Adesso lo apriamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Special edition, vieni a me. Ovviamente ve lo conservo. Anche questo qui, perché almeno uno lo devo conservare. Quindi sono davvero super, super curiosa. 1, 2, 3. 1, 2. Si è già staccato. Va bene. Adoro. Top. Beh, pensavo di esserci riuscita. Che la cassaforte. Ci sarà davvero Chiara Ferragni qui dentro. Ah, eh sì, giustamente. Due scotch, uno per Chiara Ferragni e uno per Baby Kate. Mamma mia. Ce la facciamo per domani, state tranquilli. Vi prometto che ce la facciamo entro il giorno che uscirà l'altro video. E staccati. Ecco. Ma che bella la carta, questo rosa profondo. Adoro. Top. Cioè, guardate che bello che è. Poi tolgo tutto. Guardate che bello questo uovo. Adoro, adoro, adoro. Vediamo cosa c'è in questo uovo special edition di Chiara Ferragni 2022. Ah, mazza. Special edition, ragazzi. Wow. Che cosa ci sarà in questa scatolina? Cosa ci sarà? Intanto assaggio un altro pezzetto di cioccolato, piccolo. È simile all'altro, però a me piace di più. È più doppio. Molto. Adoro sto cioccolato, però il Kinder è sempre il Kinder. Cosa c'è? Ci sarà anche la versione della scatolina celeste, però che importa, io adoro il rosa. Che bello che ho trovato quella rosa. Cosa ci sarà? Che bello, che bello. Che, oddio, che bello. Che bello, ho trovato quello che volevo. Oh my G. Non ci credo, zunzumini miei, sono troppo, troppo, troppo felice. Ho trovato la versione che volevo io, perché se è vero che oltre alla scatolina rosa c'è anche quella celeste che si poteva trovare, io sono stata fortunata. Perché? Perché credo che se avessi trovato la scatolina celeste avrei trovato, per esempio, il magnete celeste, quindi a tema celeste, che però, fra l'altro, io già... E adesso andiamo a vedere cosa
E io sono super felice. E la scatolina me la conservo. No, vabbè. Ho trovato la versione rosa. La versione rosa. Cioè, guardate. Adoro troppo. Cioè, in altre parole, sì. Allora, praticamente, nella versione celeste c'è il magnete celeste. Nella versione rosa c'è il magnete rosa. E non solo. In quello normale, quello grande normale da 280 grammi si trova soltanto un magnete. Invece, in quello da 350 grammi si trova un altro magnete. E guardate, guardate che ho trovato. Adoro. Top, cioè il cane di Chiara Ferragni è troppo bello. Cioè, vi rendete conto? Allora, io sono stata super fortunata perché speravo di trovare, perché ho comprato perché avevo, ora vi spiego tutto. Perché avevo acquistato un altro uovo grande normale da 280 grammi di Chiara Ferragni? Perché avendo trovato nell'altro già questo celeste di Chiara Ferragni, quindi ero già stata fortunata a primo colpo perché come primo magnete volevo trovare lei, che è la protagonista, diciamo, dei tre. Perché c'era lei, il cane e Baby Boss, no? Quello che non volevo trovare proprio era Baby Boss. Ho comprato un altro uovo normale grande di Chiara Ferragni da 280 grammi perché speravo di trovare il cane che adoro. Soltanto che io ho trovato il doppione nell'altro. Però in quello della Special Edition sono stata fortunatissima che ho trovato comunque lei che non è un doppione perché cambia il colore. Lei è celeste, questa qui della Special Edition che ho trovato io, è rosa. E il cane, ovviamente sempre in tema rosa, ho trovato il cane rosa. Inoltre il rosa è il mio colore preferito, volevo trovare il cane, comunque, e la scritta Baby Boss non mi interessava. In più ho trovato versione rosa, questi, anche questi sono tutti rosa, vedete? Perché in quello piccolo avevo trovato una cosa simile, ma non spoilerò. Vedete? Sono praticamente tattoo per le unghie, degli strass rosa. E ho trovato anche questi tattoo. E non è finita qui. Facendo così, scuotendo la scatolina rosa, ho trovato pure la scritta Baby Boss, il tattoo Baby Boss rosa. Allora, cosa deduco? Che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, del 2021, quest'anno qui, del 2022, Chiara Ferragni cosa ha voluto fare? Che ha voluto creare di nuovo una versione normale, dell'uovo da 150 grammi, da 280 grammi, quindi piccolo e grande, quello con la carta rosa con le stelline, quello di quest'anno, con rosa chiaro, in cui cosa ha fatto? Nella versione piccola ha messo i tattoo. Vedete? Però non due, soltanto uno con questi. E nella versione invece grande ha messo praticamente un magnete, ecco, io ho trovato il doppione e va bene, in quello da 280 grammi. L'uovo di Chiara Ferragni della Special Edition da 15 euro, perché quelli là invece costano rispettivamente quello piccolo 6, 7, quello grande 10, 12, una cosa del genere, cioè dipende da dove lo prendete. E ha voluto cosa ha fatto? Ha voluto unire, è come se avesse voluto unire l'uovo piccolo con quello grande, nella versione da 350 grammi Special Edition, solo che non solo ci ha messo un magnete e un tattoo, diciamo, con gli strass per le unghie, ma ha voluto mettere due magneti assortiti, due magneti, e non solo quindi anche gli strass con i tattoo, ma ha voluto aggiungere anche degli altri tattoo. In questo caso, quelli che ho trovato io sono Baby Boss. Comunque sappiate che si trovano due magneti, non uno. E non solo, la vera chicca è che potete trovare la versione Special Edition nell'uovo, ovviamente, della la scatolina rosa o la scatolina celeste. Io sono stata fortunata perché avendo già trovato un doppione, perché l'ho fatto? Voi direte, potevi a sto punto direttamente tentare comprando soltanto l'uovo Special Edition? No, perché me ne sono resa conto dopo aver comprato un altro uovo grande normale da 280 grammi, che era uscito, diciamo, quello di Special Edition. Altrimenti non l'avrei preso l'altro grande, avrei comprato direttamente Special Edition perché io questo qui ce l'ho già e avrei trovato questi. E sono stata fortunatissima per il semplice fatto che perlomeno ho trovato lei di nuovo, però in versione rosa, che fra l'altro è il mio colore preferito, e il cane. E ho capito che chi trova la scatolina rosa trova tutto a tema rosa. Il cane, lei, oppure la scritta Baby Boss perché sono assortiti, gli strass per le unghie. Ovviamente trovate anche la scritta Baby Boss e anche i tattoo, tutto rosa, perché io ho trovato la scatolina rosa. Chi trova quella celeste trova le stesse cose, ma nella colorazione celeste. Ovviamente se mi sono dilungata un pochino nella spiegazione, perché io sono sempre quella che deve spiegare tutto. Ecco, cioè, ho spiegato tutto persino all'ingegnere che stava sopra il ponte alla luna. Ciao Marco!
è stato super gentile. No, la guida, diciamo, e anche l'ingegnere che ha collaudato il ponte alla Luna che sta a Sasso di Castalda. Benissimo. Allora, un saluto a Sasso di Castalda da Bari. Ovviamente, che voto? Vabbè, il cioccolato mi piace, 8, quello della Dolci Preziosi in generale, perché il Kinder per me è da 10. Però per quanto riguarda la sorpresa, azzurro. Top 10. Innanzitutto io voglio salutare Romolo del canale Crudo, Cotto e Mangiato. Anche lui dice di iscriversi al mio, quindi è giusto così. E comunque bacioni, 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 bacioni fashion. Guardatelo perché comunque fatevi due risate, è molto simpatico. Poi andiamo avanti. Voglio salutare Cuginanza, un bacione. Voglio salutare Marco, un bacione. Voglio salutare Cristo di Marmo, un bacione. Poi voglio salutare Nicolai e D'Antone, un bacione. Stefani, 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 un bacione anche a te. Bene. Voglio salutare Eleonora Nancy, un bacione. Kotori Itsuka, un bacione. Saluto Trachuki Channel, un bacione. The Wall, un bacione. Riccardo 96, un bacione. Enzo Tenez, un bacione. E Giorgia, un bacione. Bacioni fashion per tutti, i saluti erano di meno perché ovviamente quando accumulo tanti nomi, io di solito saluto soltanto in un video durante, diciamo ne faccio due o tre nella settimana, però saluto soltanto in uno di questi video. Questa volta ho salutato, diciamo, tolto il video, diciamo, quando sono andata a Sasso di Castalda, ho salutato sia in quell'altro che in questo, ecco perché. Quindi ovviamente se già li faccio per dire mo la prossima volta saranno sempre più o meno questi, se invece li faccio la settimana prossima saranno di più. Va bene, che dirvi, iscrivetevi se questo video vi è piaciuto al mio canale Gilda Fashion, lasciatemi un like di supporto, commentate se volete essere salutati in uno dei miei prossimi video, non vi preoccupate perché vi saluto almeno in uno dei video della settimana, cliccate sulla campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati ogni qualvolta uscirà il mio nuovo video. Condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Mi trovate su Facebook come Gilda Soldano pagina privata o pagina normale semplicemente Gilda Fashion e su Instagram come Gilda Fashion. Io vi mando un abbraccio immenso, zunzumini miei, e un bacione dalla vostra Gilda Fashion.